amici carissimi, buongiorno e bentrovati all'appuntamento di Network Azzurra. Dunque, alcuni dati sull'evento atmosferico pesante che ci ha colpito ieri nel primo pomeriggio. Si è trattata innanzitutto di una supercella ad asse obliquo, quindi molto estesa, la cui sommità, chiamato in gergo tecnico updraft, ha ruotato praticamente fino a toccare i 9500 metri ed oscurare buona parte del confine con la Slovenia. Quindi veramente imponente come massa temporalesca, è una massa temporalesca rotante che si è autogenerata sullo stesso territorio e che ha scaricato sulle nostre zone dai 45 ai 70 mm di acqua e tantissima grandine naturalmente a valli. Quindi una situazione molto difficile da prevedere, ovviamente, perché l'innesco è stato quasi immediato, altezza di mezzogiorno, verso Cavazza. Lì c'è stato anche una funnel cloud, ha creato una piccola nube tornadica dovuta appunto alla rotazione dell'asse temporalesco sulla stessa zona e che naturalmente era di difficile previsione. Naturalmente lì c'era una wind shear molto forte, quindi è una propagazione del temporale dovuta alla forte umidità presente sul territorio e naturalmente aspirava umidità anche sulle nostre zone e qui ha scaricato veramente tanta acqua. Quindi tutto sommato gli eventi, come abbiamo potuto vedere, non possono essere perfettamente previsti nell'orario, ma possono capitare in qualsiasi momento, visto la situazione di perfetta instabilità che si è creata. Ma venendo a noi, alla nostra giornata, in questo momento ci troviamo dentro l'occhio del minimo depressionario che si è creato dopo il passaggio frontale della perturbazione. Questo minimo depressionario centrato proprio sulle nostre zone garantirà questa mattina una pausa asciutta e anche qua un pochino soleggiata, ma non ci deve trarre d'inganno, perché nelle prossime ore lo spostamento di questo minimo verso i Balcani creerà naturalmente le condizioni per una ritornante fresca e quindi piovosa nel pomeriggio sera, e garantirà ulteriori precipitazioni e anche naturalmente un aumento del vento. Perché? Perché essendo un minimo depressionario o goccia fredda in quota ed essendo ad asse rotatorio antiorario, richiamerà naturalmente correnti di bora al suolo. Quindi questo crea ulteriore naturalmente instabilità perturbata che ci accompagnerà per buona parte della serata nottata e anche della giornata di domani. Domani probabilmente la stessa situazione si creerà sia nelle prime ore ma anche nel primo pomeriggio, quindi rinnoveranno condizioni di perfetta instabilità e con anche grande frescura. Ovviamente questo minimo depressionario che è centrato sul nord Italia, quando trasmigrerà verso i Balcani, si creeranno le condizioni per un miglioramento che sarà completo nella giornata di lunedì. Poi vi posso già dire che ovviamente l'anticiclone delle Azzorre, seppur spinto verso le isole britanniche, tenderà comunque a coprire anche le nostre zone, regalandoci qualche giornata di bel tempo, tardo estivo, ma naturalmente di stampo autunnale. Perché ricordiamoci che oggi, 1° settembre, in meteorologia è autunno. Buona giornata a tutti e ci sentiamo domani. Ciao!